Ruvo del Monte, antica città dei Sanniti, citata dagli scrittori latini, è un paese del nord della Basilicata con poco più di 1200 abitanti. È stato da sempre un punto di passaggio obbligatorio per raggiungere la vicina Campania e l'entroterra della Basilicata, crocevia quindi di civiltà che si sono susseguite a partire dagli Enotri. Questo piccolo centro di 1200 persone si caratterizza soprattutto per la sua tranquillità, per la sua bontà e semplicità. È un piccolo paese di 1200 persone, si vive in maniera semplice ed economicamente possibile e contenuto dal punto di vista economico. Abbiamo anche delle bellezze da poter offrire nell'ambito regionale e nazionale. Abbiamo un museo civico, abbiamo una torre angioina, nonché un convento. Quindi vi invito a vederlo in maniera spontanea. Nell'ambito dell'anno si svolgono anche delle iniziative di natura culturale, delle sagre, nonché degli eventi religiosi. Alla sommità del paese è visibile il monastero di San Tommaso del Piano, denominato dal XIX secolo Convento Sant'Antonio, sviluppato per opera dei frati minori conventuali a partire dal XVI secolo. La chiesa di San Tommaso ha sicuramente attratto la presenza di religiosi provenienti non solo dalla Basilicata, ma anche dalle regioni vicine. Nel 1700, almeno la metà dei 400 nuclei familiari di Ruvo del Monte era legata da rapporti censuali con l'edificio conventuale, che ancora oggi sovrasta e controlla con maestosità questo piccolo borgo arroccato. La chiesa di Sant'Anna, che è l'immagine, la statua che si porta in processione, quella che si trova adesso nella chiesa, che è nuova. Invece nella chiesa madre vi è la statua antica. Perché abbiamo fatto questa scelta di avere una statua nuova? Perché la statua antica è molto pesante, è bella comunque come statua, ma c'ha delle lesioni in legno, quindi è da conservare, è da valorizzare in altro modo, come viene fatto in chiesa madre, dove la popolazione viene alle funzioni e anche venera Sant'Anna nella chiesa parrocchiale. Il centro abitato si snoda per quasi un chilometro lungo la strada provinciale campana. Nei pressi di Piazza Ungheria, dopo aver visitato la piccola e antica chiesa di Sant'Anna e aver imboccato Corso Italia, si inizia a salire verso la parte del paese e si incontra la chiesa madre dell'Assunta, eretta proprio sull'antico poggio, un rilievo che oggi viene a trovarsi inserito nell'abitato. All'interno la chiesa risulta essere divisa in due navate con abside quadrato. Sull'altare maggiore è posto il crocifisso. Numerosi sono gli altari minori dedicati ai santi e posti nelle pareti laterali della chiesa.
Nella parete sinistra vi sono gli altari minori dedicati a Madonna Addolorata, San Donato Martire, Sacro Cuore di Gesù. Nella parete destra vi sono gli altari minori dedicati a San Michele Arcangelo, San Vito Martire, Immacolata, il dipinto della Madonna degli Angeli. Vi sono opere d'arte importanti come il trittico con le immagini di Santa Lucia, San Lorenzo e Sant'Alessandra d'Egitto, che è l'opera importante che si trova a Ruvo ed è collocato in questa chiesa proprio per conservarla e per valorizzarla e per far sì che la popolazione ne usufruisse, così anche i turisti. Nella parte alta del borgo, proseguendo nel nucleo più antico, il paese è dominato da una robusta torre angioina che fa parte del castello ove un tempo risiedeva il conte o il suo rappresentante. Essa appare ancora circondata dalle antiche mura che conservano il nome di murati e che servivano per proteggere il nucleo storico dell'abitato da attacchi di eventuali nemici. Il cammino della cittadina ruvese termina con la visita al Museo Civico, allestito nel piano superiore del Palazzo Municipale. Il museo archeologico è intitolato al professore Michele Di Napoli. Contiene 8 teche, dove sono custoditi oltre 120 reperti appartenenti alla collezione Gugliotta. Il parroco del paese li ha rinvenuti e sono databili tra il VII e il IV secolo avanti Cristo. Si tratta di un insediamento con necropoli abitato da genti di cultura nord-lucana. Ruvo del Monte risulta famosa non soltanto per la sua storicità e per le bellezze paesaggistiche che da sempre la contraddistinguono. Infatti, sono le manifestazioni e le feste religiose a rendere unica questa terra. Tra gli eventi più importanti spiccano la festa patronale dedicata a San Rocco, il 16 agosto. Thank you.
quella a San Donato, il 18 agosto, che rappresentano l'apice dell'estate ruvese, con il paese che diventa vitale, con la popolazione che si raddoppia. Inoltre meritano menzione due sagre, la Giornata dei Saperi e Sapori, con la mostra dei prodotti tipici, e la Sagra dei Cavatelli con cacioricotta. Nella giornata dell'11 agosto, a cura del circolo parrocchiale Anspi, con la presenza di gruppi folk e la rievocazione storica dei briganti, che si esibiscono per le vie cittadine. Ruvo del Monte, piccolo borgo del Vulture Belfese, famoso per la storia e la bellezza, si colloca come uno dei comuni più affascinanti della Lucania ed è in grado di lasciare incantato il visitatore per la tranquillità ed unicità dei suoi luoghi.